quanto Confagricoltura negli ultimi anni ha progettato, e cioè di unire la qualità di un prodotto meraviglioso come quello che si produce in Valpolicella al territorio, anche alla cultura e all'ambiente nel suo complesso. Ecco, il vino rimane un motore trainante dell'economia. Siamo molto forti ancora in America, in Germania, in Inghilterra. Abbiamo un po' il problema della Brexit e anche la chiusura dei dazi del mercato, diciamo, di Trump. Il